Il 15 ottobre del 1815, una nave militare, la Northumberland, si avvicina all'isola di Sant'Elena. A bordo Napoleone Bonaparte. Napoleone si è consegnato agli inglesi. Era speranzoso che gli inglesi potessero accoglierlo nella loro patria. Non fu così. Gli inglesi avevano troppo timore di Napoleone e quindi lo mandano in esilio. Lo mandano in esilio, non lo avrebbero volentieri ucciso, lo avrebbero volentieri giustiziato. Non potevano. Napoleone era un capo di Stato che era legittimamente al potere. Napoleone non sbarca a Sant'Elena, sbarca nel senso che a Sant'Elena non dispone nemmeno di un porto, ma solamente di una rada dove le navi possono solo avvicinarsi all'isola e poi con dei natanti. Le persone vengono spostate sulla terraferma. Non è ancora pronto l'alloggio che è stato previsto per lui. È stato previsto infatti un alloggio un po' in collina, distante dalle coste, sempre per la paura che Bonaparte in qualche modo potesse evadere. La sua residenza a Longwood non è ancora pronta, ci sono dei piccoli lavori da fare. Longwood è nella parte appunto più alta, più elevata dell'isola, infestata dai ratti e con continui venti, gli alisei che soffiano fortissimo, una zona umida e malsana. Ci sono poche centinaia di abitanti a Sant'Elena, la maggior parte schiavi di facoltosi proprietari terrieri dell'isola stessa. L'isola è sperduta in mezzo all'Oceano Atlantico, dista 3.000 km dal Brasile e 2.000 km dall'Africa, quindi è in pratica un posto, una vera e propria prigione per Bonaparte. Non sono contenti gli inglesi, arriveranno ad avere un contingente militare di 2.000 uomini sull'isola, due navi inglesi della Royal Navy che erano in rada sempre e comunque a Sant'Elena. Gli inglesi continuano ad avere una paura folle di Bonaparte e pensano che potesse trovare il modo per riuscire ad evadere ancora una volta. Napoleone, nei primi tempi, soggiorna presso la famiglia Balcombe e durante questo soggiorno stringe una tenera amicizia con le figlie dei Balcombe, in particolare con Betsy Balcombe, che comunque è una giovane adolescente, ha cioè 15-16 anni. Molto si è discusso sulle origini e sul tenore di questo legame tra Napoleone e la giovane Betsy Balcombe, e su questo episodio della vita di Napoleone mi soffermerò in un prossimo video. A Sant'Elena c'era una presenza femminile molto importante per Napoleone, che era Albin de Montolon. Albin de Montolon era la moglie di Charles Tristan de Montolon, uno dei generali che accompagnò Napoleone durante l'esilio a Sant'Elena. Tra Napoleone e Albin de Montolon ci fu sicuramente a Sant'Elena una relazione sentimentale. Ormai ci sono pochi dubbi su questo. Albin de Montolon aveva avuto anche un passato sentimentale abbastanza burrascoso, era stata già sposata con un banchiere svizzero da cui aveva divorziato ben presto e da cui aveva avuto un figlio. Poi si era sposata anche dopo qualche resistenza da parte dell'imperatore con Charles Tristan de Montolon, appunto con il generale Montolon. Nel 1816 Montolon ebbe una figlia, Hélène Napoléon, che visse poi a lungo, visse più di 90 anni, anche lei con una vita veramente molto avventurosa e romanzata. E poi, anni dopo, anche un'altra figlia, Caroline, che però morì prestissimo dopo pochi mesi. Insomma, ci furono più di qualche malalingua che pensò che soprattutto Hélène fosse poi in realtà figlia di Bonaparte, figlia di Napoleone, anche se su questo non ci sono oggettivamente delle certezze assolute, anzi è molto più probabile che fosse figlia del generale di Charmont de Montolon.
Un'altra presenza femminile dell'isola era Fanny Bertrand, la moglie del generale Bertrand. Fanny Bertrand però non riscuoteva le simpatie di Napoleone, anche perché soleva trascorrere molto spesso, molto tempo con gli ufficiali inglesi. Tant'è vero che poi nei discorsi più intimi, più riservati, non venivano confidati oppure lei non partecipava a queste riunioni proprio perché si pensava che potesse con raccontarlo agli inglesi, anche ingenuamente, non era certamente una spia, solo era un po', forse un po' troppo ciarliera. Tra i vari personaggi, certamente ci stava un altro personaggio molto importante tra coloro che accompagnarono Napoleone, che era il conte Manuel Las Casas, colui che poi scrisse il Memoriale di Sant'Elena, la Bibbia di tutti quanti i bonapartisti, raccolse quindi le memorie dell'imperatore. Lo fece, si imbarcò, in realtà conosceva poco Napoleone, ma si imbarcò con lui. Con il chiaro intento, assieme al figlio, con il chiaro intento di raccogliere le memorie e di produrre un libro che l'avrebbe reso famoso e ricco. E così avvenne, perché poi il Memoriale di Sant'Elena è stato nel 1800 uno dei libri più venduti, un vero e proprio bestseller. I primi tempi di soggiorno di Napoleone a Sant'Elena passarono anche con l'idea di poter evadere dall'isola. Napoleone era speranzoso su due aspetti. Il primo è che ci fossero delle mutate condizioni politiche in Europa che avessero consentito il suo ritorno, quindi magari un nuovo governo inglese, delle situazioni in Francia che lo avrebbero potuto favorire. Ben presto queste speranze cominciarono a sfiorire e nel contempo, in uguale misura, si pensava a vedere come se fosse stato possibile in qualche modo, anche con l'aiuto dei parenti di Napoleone in Europa, ma anche dei suoi seguaci, magari qualcuno facoltoso, se c'era la possibilità di poterlo fare evadere. E ci furono diversi poi alla fine tentativi, chiaramente molto abbozzati per cercare una via d'uscita. Via d'uscita che si rese sempre più complicata e difficile, come ho detto precedentemente, gli inglesi presero delle precauzioni, misero addirittura nelle isole più vicine dei contingenti di truppe per evitare che ci potevano essere poi una fuga con delle tappe intermedie. Più di 2.000 uomini per custodirne uno solo, Napoleone doveva essere guardato quasi a vista ed era relegato quasi sempre nell'interno della sua abitazione, anche i suoi spazi di manovra al di fuori della residenza erano limitatissimi, per cui era, diciamo, praticamente impossibile. Malgrado ciò, la fuga, ma malgrado ciò ci fu un tentativo di fuga, ci fu un tentativo di fuga veramente rocambolesco e sul quale mi dilungherò molto in un prossimo video. Un tentativo di fuga attraverso un sommergibile, un sommergibile ideato da un certo Johnston o Johnson, un americano. Johnson è inventore di un sommergibile a vapore sul prototipo dei battelli a vapore di Fulton. E viene contattato dalla famiglia Bonaparte. Si dice che Letizia Ramolino, che la mamma di Napoleone, gli avesse fornito a titolo di acconto 15.000 sterline, ma anche gli inglesi in realtà conoscono Johnston, sanno di questi suoi progetti di un sommergibile, non tanto conoscono praticamente i progetti, chiaramente non conoscono l'idea dei bonapartisti di utilizzare Johnston per una eventuale evasione. Il piano di evasione è veramente, diciamo, di quelli che sembrano da film. Napoleone si sarebbe dovuto fuggire travestendosi praticamente da valletto, da cameriere, e poi calato attraverso una sedia mobile attraverso una parete scoscesa e poi raccolto appunto da questo sommergibile. Ma come ho detto prima, ve lo racconterò la storia del progetto di fuga di Napoleone da Sant'Elena, che veramente da ascoltare, da sentire, perché è rocambolesco.
I piani però di Napoleone furono in qualche modo scoperti, qualcosa, anche se non completamente, giunse all'orecchio di Hudson Lowe, non il governatore di Sant'Elena, quindi la sorveglianza di Napoleone, che era già veramente meticolosa, aumentò, si accrebbe, per cui l'occasione anche di poter in qualche modo far uscire Napoleone dalla propria residenza senza che gli inglesi se ne accorgessero divenne oggettivamente impossibile. Nello stesso momento, poiché stiamo parlando di un piano che si doveva realizzare intorno al 1820, nel contempo c'è un altro fattore che viene fuori e che sono le condizioni precarie di salute di Napoleone. Napoleone già dal 1820 comincia ad accusare quei fastidi che poi diventeranno dei sintomi che lo porteranno poi alla morte il 5 maggio del 1821, ma le condizioni generali di salute di Napoleone che peggiorano. Napoleone diventa molto grasso, è lento nei movimenti, si addormenta spesso, diciamo, sono proprio le condizioni generali di Napoleone che improvvisamente, e Napoleone intendeva sottolineare che queste condizioni di salute erano peggiorate per colpa del clima o perché magari lentamente avvelenato. Veramente peggiorarono moltissimo, per cui anche i progetti di fuga dovettero essere messi da parte. Il peggioramento delle condizioni di salute di Napoleone in qualche modo viene poi conosciuto anche in Europa dai suoi parenti, e in particolar modo dalla madre che si strugge nel suo soggiorno romano nella speranza di rivedere il figlio. Per questo, la madre, chiaramente a sue spese, invia una delegazione di ulteriori persone per accompagnare Napoleone. Quindi partono il medico Francesco Antommarchi, l'abate Buonavita, il prete Vignali, un maggiordomo, un ulteriore maggiordomo e un cuoco che arrivano a Sant'Elena per cercare di alleviare le sofferenze di Napoleone Bonaparte. Il medico soprattutto, Francesco Antommarchi, che sicuramente non era un luminare, non può che confermare quelle che erano state le diagnosi sia precedentemente del medico irlandese O'Meara e anche però quelle del medico inglese Stokes, che avevano appunto comunque già diagnosticato un'epatopatia di Napoleone, quindi una sofferenza al fegato che gli derivava dalla sua ulcera trasformata in cancro allo stomaco. Quindi le condizioni di Napoleone si aggravano. C'è da dire che nel numero di persone che accompagnavano Napoleone ci doveva stare anche Paolina Bonaparte, o almeno Paolina Bonaparte si era offerta di accompagnare anche lei questa delegazione, quindi di raggiungere il fratello. Sappiamo che Paolina era legatissima al fratello Napoleone, ma questo non gli fu consentito, mentre invece questa delegazione poi gli inglesi l'accettarono anche per i benefici del cardinale Fesch, il fratellastro di Letizia Ramolino, e quindi anche per opera del Papa della Santa Sede. Chiaramente gli inglesi lo accettavano, non apportavano nulla, non erano persone assolutamente pericolose. E quindi i tentativi di fuga fallirono, la compagnia anche femminile, nel frattempo la Montolone era tornata, era andata via, era scomparsa Napoleone, le condizioni di salute di Napoleone si aggravarono sempre di più, finché nel 1821 le sue condizioni erano tali da far prevedere la sua dipartita, la sua scomparsa, la sua morte. Che avvenne, come tutti sappiamo, nella famosa giornata del 5 maggio del 1821 alle 17:49.